Mister Chianese, mi viene da dire il solito Chieti, primo tempo un po' più guardingo, anche perché ci sono gli avversari che venivano anche da una situazione un po' delicata. Secondo tempo poi si è aperta la partita, siete riusciti a segnare. Sapevamo di incontrare una squadra che in settimana ha cambiato l'allenatore, quindi quando c'è un cambio spesso porta una ventata nuova. Tra l'altro io conosco molti giocatori di questa squadra e sono giocatori importanti, quindi abbiamo dato la giusta importanza a una partita del genere. Però la squadra ormai, anche se tutta nuova, perché anche oggi erano solo due i giocatori dell'anno scorso, ha preso la cosiddetta quadra e quindi sa soffrire quando deve soffrire, sa palleggiare quando deve palleggiare, sa accelerare quando devi accelerare. La mia fortuna sicuramente è quando c'è una rosa ampia e lunga, puoi fare dei cambi e nella lettura della partita poi dopo la porti in porto. A proposito di organico lungo e di cambi, quando abbiamo letto la formazione, l'undici iniziale, ci sono stati tanti cambi rispetto a domenica scorsa? Oggi erano 5 cambi rispetto alla partita di domenica, anche se domenica è brutto dirlo, magari non vuole essere presunzione, ma sono stati comunque 2 punti persi, perché quella era una partita che potevamo portare a casa e non, però oggi avevamo... Comunque Antignani ha neutralizzato un calcio di rigore. Cioè, Antignani ha fatto bene. Anche oggi benissimo. Oggi ha fatto anche bene. Abbiamo Serra che, lo ribadisco, lo dirò fino alla fine, per me è il miglior portiere della categoria. Ma questo è sicuramente merito di chi ci lavora con lui. Vedi il mio preparatore di portiere che è Tuccella, tutto il mio staff. Anzi, oggi volevo dedicare questa vittoria al mio prof che ieri ha compiuto 50 anni, ha fatto mezzo sacchetto. Quindi sotto di spogliate stavamo festeggiando, ecco perché sono un po' sudato. Però bene, bene, dai. A proposito di cambi, giocatori che magari rischiano di finire in tribuna, come mai Diambò in tribuna? Oggi, domenica scorsa c'era Spinelli, il capitano che ha giocato titolare. Tra poco lo sentire. Questa è una squadra che, come ho sempre detto, ribadisco, ogni domenica ti puoi ritrovare in tribuna, la partita dopo giochi, vedi Mercurio, oggi ha giocato titolare, vedi i cambi, vedi Benigni non giocava da tempo, ha giocato oggi. La mia forza innanzitutto è la squadra, che sono i protagonisti, sono sempre loro. Anche se oggi abbiamo fatto un'altra vittoria, dobbiamo comunque rimanere umili, sempre passo dopo passo, costruire mattone dopo mattone una casa importante. Volare basso, anche perché siamo all'inizio del campionato, 6 giornate, però siete lì in cima da soli. Ah, questo mi fa piacere, non ho visto anche... San Benedettese e Fossombrone hanno pareggiato. So, quindi mi fa piacere anche questo, ma io non la guardo assolutamente, siamo alla stessa giornata, se mi metto a guardare adesso la classifica sarei deleterio. Quindi quello che mi fa piacere è che la squadra sta crescendo in autostima. Piano piano dobbiamo arrivare ad avere una condizione talmente ottimale che ci permette magari di affrontare anche le partite un po' diversamente, di non soffrire, perché alla fine abbiamo un po' sofferto. Ecco, avete sofferto anche perché, soprattutto nel secondo tempo dopo il gol, ma anche nel primo tempo, il gioco era molto spezzettato e anche, se vogliamo, il Tivoli era abbastanza falloso. È una squadra abbastanza rognosa, la conoscevo, ripeto, oggi giocavamo contro una squadra che ha cambiato tanto e quando si cambia si porta un pochettino di allenatore, era un allenatore che ha vinto l'anno scorso, 2 anni fa lì, quindi è, ho dedicato la vittoria al mio prof perché è giusto che compito, però voglio fare un plauso alla mia città, che me la sento mia, veramente mia, perché ogni minuto e secondo adesso vivo a Chieti e non c'è un secondo che non mi fanno sentire la passione e l'amore per questa squadra, quindi sono più che contento, lo meritano questa vittoria anche loro. Adesso il Chieti si gode questa vittoria, però già un po' la mente è proiettata al derby, sarà un gran derby quello del Dei Marsi contro l'Avezzano che ha vinto fuori casa. Sì, oggi ci godiamo questa vittoria, oggi, da domani iniziamo già a pensare all'Avezzano che è una squadra importante, con dei giocatori importanti, e daremo come sempre la giusta importanza a una partita del genere.